Buonasera ragazzi, benvenuti nel canale di Camperisti Nonno Big House. Allora, sto andando a fare un giro in un posticino che non so se si può parcheggiare o meno. Comunque qua vicino dove abito, dove parcheggio, e dovrebbe essere sul lago. Se si può andare, se si può entrare, se no mi sposto, vado da un'altra parte. Solo che sono entrato dentro nel Sempione, sto per andare dall'altra parte del Piemonte, diventa Lombardia. È successo un incidente e c'è la coda appena dopo il ponte, cioè sono imbottigliato nel traffico a 5 minuti da dove parcheggio io. Madonna, è una sfortuna. E c'è un po' di coda anche dietro. Le macchine vanno, fanno andare a senso alternato perché non so dove si sono piantati. C'è passata l'ambulanza anche di corsa, quindi vediamo. Ah no ragazzi, stanno mettendo a posto il ponte, stanno sistemando, ecco perché c'è questa coda. Infatti c'è un semaforo, sembrava ci fosse che è passata l'ambulanza, quindi magari è successo un incidente da qualche altra parte, però niente, stanno sistemando il ponte, sentite le botte che dà. Allora, purtroppo nel punto dove avevo indicato sulla mappa non ci si poteva andare, divieto di transito, ma non per il camper, è proprio divieto di transito, solo residenti, solo proprietari di fondi o robe del genere. Quindi sul lago lì non si poteva stare. Allora, tornando indietro, mi sono fermato a Ranco, che è un paesino dopo Angera comunque, e sono in praticamente un parcheggio pseudo parcheggio, c'è un altro van parcheggiato più avanti e sono sulla strada praticamente, però è fronte lago, quindi domani mattina dalla mansarda vi faccio vedere la vista, sempre se non c'ho l'albero davanti. E niente, buonanotte. Dimenticato le altre luci, volevo andare a letto, ma purtroppo le luci, quelle altre, su quelle che fanno praticamente anche la scala, diciamo la scaletta, insomma l'entrata, non si spengono da là, quindi è l'altra linea che si spegne da là. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Andiamo di qua che si vede meglio. Qui sotto c'è una spiaggettina che è lungo fino a non so dove arriva. Ho fatto un giretto stamattina per fargli far pipì e adesso oggi andremo giù a fare un giro. Vieni qua, non andare in acqua. Rocky, vieni qua, ho detto. Piccola passeggiatina verso di là, che di là finisce la spiaggia, almeno vedo se arriva qualcuno. È andato dentro l'acqua. No! No!
se andiamo dalla parte opposta, un'altra passeggiatina. Mi sono spostato un po' più indietro, così almeno non ho la piantone davanti e ho questa bella vista. E diciamo che ci sta per essere una giornata un po' bruttina, ha piovuto fino adesso. Davanti ci sono dei camperisti, anche loro col van. E vi faccio vedere alla fine questa telecamera. Come vedete segue i movimenti delle persone. È una Blue Rams, non so come si dica, e appunto registra in base a tutta una serie di ti dà le notifiche. Adesso è una notifica che è arrivata, io l'ho impostata ogni 5 minuti e adesso vi faccio vedere l'app. È questa qua, appunto, che avete visto prima, la notifica che mi è arrivata perché mi sto muovendo. Poi vai su questo, con questo tastino qui la puoi spegnere, quindi disattivandola. Poi ci sono le impostazioni dove ti dice tutto quello che vuoi fare: il nome del dispositivo, il piano di guardia, la cura della famiglia, rilevamento veicoli, insomma. Non attivato perché questi qui sono tutti abbonamenti a pagamento. E c'è la visione notturna, condivisione del dispositivo, quindi lo puoi vedere da un altro dispositivo, la spia dello stato, il microfono, quindi tutto acceso, puoi comunicare dentro se lasci gli animali dentro. E alla fine diciamo che per il costo che ha è un buon, per il costo che ha una buona, come si dice, un buon compromesso, ecco, qualità costo, e ci sta. Fa anche lo zoom, se la volete prendete il link sotto da me, io riceverò una piccolissimissima percentuale, però chiaramente se ne prendete in tanti la percentuale chiaramente poi aumenta, e guadagnerò quel qualcosina che mi può permettere di mettere un po' di gasolio in più per poter fare un po' di chilometri in più. Dai, e per oggi è tutto, penso, perché alla fine stiamo qua, tanto la giornata è un po' oggiosa così, quindi diciamo che piuttosto che vedere il campo sportivo e il parcheggio preferisco vedere il lago e quello che è il movimento che c'è, insomma. Adesso mi faccio anche barba e capelli, così approfittiamo dei tempi morti per far qualcosa. Cosa si può volere di più dalla vita? Dai. Che bel posto. Te sei sulla strada, ma non c'è in giro nessuno, c'è qualche ciclista, qualche... non è una strada trafficata questa qua, è una strada interna, e quindi c'è qualche macchina che passa, ma non... siamo che chiaramente non c'è bel tempo, anche se è sabato, non essendoci bel tempo magari c'è anche meno gente, qualcuno che passeggia nella spiaggetta dove ho passeggiato prima. Quindi adesso mangio un po' di musica, un riposino e niente, pavimento pulito, adesso lì si è spaccato un pochettino perché i cani erano bagnati, e quindi che li fa? È così, il sole non ce n'è, è un gran peccato, che se no ci stava una bella spiaggiata con l'asciugamano. Quindi sì, a dopo. Una passeggiatina tra le viuzze qui dell'Alture di Ranco. Rallentare la velocità. E niente, questa è una strada che sbuca fuori sul Sempione, sulla strada statale che c'è appunto dietro. Dove sono parcheggiato col camper, una strada secondaria. Infatti, ti ripeto, passa poca gente. Adesso torniamo giù. Ci sono delle belle casette qua. Delle villone dei shur. E
sicuramente si è asciugata tutta l'acqua. Ah, ecco perché dicevo, ecco perché volevano venire qua i cani. C'è il cagnone di lì, allora è una femminuccia che non rompono le balle. Questo comunque dicevo è un presepe, metteranno pure statuine, veremo a vederlo. Camperino parcheggiato lì, bordo strada, vista lago. Passeggiatina fatta. Adesso facciamo un po' di merenda, una tisanina, qualcosa. E vediamo. Ma che bello. Cingiamo a spostarci perché comunque oggi è stato bellino e domani danno diluvio, proprio 90% di precipitazioni, quindi vado a fare due commissioni adesso, mi fermo a prendere un pacchettino che poi vi faccio vedere di Amazon che è arrivato, tanto sono, non sono tanto lontano, sono 10-15 km e poi vado su a alla Brico a prendere una chiave a brugola perché si è smollata la porta. Il gancettino sotto della porta si è smollato, vedo fuori, quindi infatti balla, quindi vado a prendere questa cosa qua e poi vado a prendere il vado a buttare le bottiglie di plastica all'S lunga e così testo appunto la telecamera che avete visto. Quindi salutiamo questo posto qua e andiamo.